Ragazzi e ragazze, buongiorno. Oggi voglio parlarvi della luna piena che ci sarà tra pochissimi giorni, il 3 ottobre precisamente, in Ariete. Ho deciso di parlarvene perché questa luna piena porterà un'energia di rilascio incredibile. Come se non lo sapete, la luna, ogni volta che c'è una luna piena, siccome la luna influisce sul nostro corpo così come influisce per le maree. E perché? Perché il nostro corpo è fatto per l'80% di acqua, quindi la luna influisce tantissimo sul nostro corpo. Non so se ci hai fatto caso, ma durante una luna piena magari abbiamo problemi anche maggiori di ritenzione idrica, ci sentiamo un po' sballottate. Questo perché appunto la luna ha, durante la luna piena, sia un'energia di attrazione, di magnetismo della luna, dell'energia della luna verso di noi. Quindi sì, è come se ci fosse un concentrato di energie. E possiamo sfruttare questo tipo, non mi piace la parola sfruttare in realtà, possiamo usare questa energia a nostro favore, sia per manifestare dei desideri, dei sogni che vogliamo realizzare nella nostra vita, e sia per lasciare andare delle cose che non ci servono più. Infatti, dal momento in cui inizia la luna nuova, nella luna nuova si inizia a piantare i semini della manifestazione, i semini del sogno che vogliamo realizzare. E nella luna piena c'è la fase del raccolto. Quindi in questa fase qui raccogliamo i frutti che abbiamo piantato molto con pazienza durante la luna nuova, e nella luna piena abbiamo il raccolto e lasciamo anche cadere ciò che deve cadere, quindi tutte le energie vecchie, tutte le cose che non ci servono più nella nostra vita. Questa luna piena in particolare sarà una luna piena in Ariete. L'Ariete è un segno molto, io non è che sono un'astrologa, però l'Ariete è un segno molto, diciamo, di determinazione, di forza, è un'energia che va verso il suo obiettivo, che non ha paura di addentrarsi in dei sentieri nuovi, diversi, e diciamo, nell'affrontare delle nuove avventure di cui magari non sa nulla, che ne so, un lavoro che non ha mai fatto. È un segno molto coraggioso, e quindi questa particolare luna piena ci darà questo tipo di energia, cioè dell'energia del coraggio di affrontare situazioni a noi sconosciute, però sentiremo proprio una spinta, un coraggio che non avremmo mai che magari prima d'ora non abbiamo mai sperimentato. Ve l'ho detto una cosa, che l'energia della luna piena, che è un'energia di risucchio, quindi praticamente possiamo usarla per manifestare e per lasciare andare. E prima di farvi la lettura per questa luna piena, volevo dirvi che ci sono dei rituali che puoi fare durante ogni luna piena, che possono essere sia dei mantra, magari ecco, ti siedi, accendi delle candeline, metti degli incensi e ti incensi tutta quanta e poi inizi a pronunciare dei mantra come: io lascio andare tutto ciò di cui la mia anima non ha più bisogno. Io lascio andare con amorevolezza e con grazia tutto ciò di cui la mia anima non ha più bisogno. E più ovviamente più ripeti questi mantra, o comunque ti costruisci tu dei tuoi mantra, più ci stai, nel senso, non deve essere una frasetta così buttata là, tanto per dire, perché l'effetto sarà maggiore quanto più tu metti l'intenzione. Uno dei principi dell'alchimia è: dove va la tua attenzione, dove va il tuo focus, lì le cose si espandono e crescono. Quindi un conto è che tu ci passi un secondo a dire: ok, lascio andare tutto ciò che la mia anima non desidera, e un conto invece che tu stai lì presente, magari ti prendi un 10 minuti, un quarto d'ora, una mezz'oretta, e stai lì e magari anche cantando, magari anche ballando, perché con il ballo
soprattutto con dei movimenti circolari, noi lasciamo andare questa tensione, questo accumulo di energie, di liquide, di acqua, okay, che si accumulano dentro di noi. Quindi canta, balla, suona le percussioni e nel frattempo, mentre fai questi rituali, reciti questo mantra, io lascio andare tutto ciò che non mi serve più nella mia vita, che possono essere dei lavori, c'è cioè un lavoro che non ti piace più e che vuoi lasciare andare da tanto tempo, può essere una relazione che sai che sta per finire, però non hai mai quel coraggio di portarla a termine, di chiudere finalmente questo capitolo. Qualsiasi cosa che tu vuoi lasciare andare, questo è il momento migliore per farlo perché la luna ti aiuterà proprio a lasciare andare. E se tu resisti, cioè se tu ovviamente il lasciare andare lo puoi fare anche quando non c'è la luna piena, però durante la luna piena è particolarmente utile fare questo tipo di lavoro perché proprio ti spiana la strada, è come se ti pulisce da tutte le energie negative. E se tu resisti a questo processo di lasciare andare, soffrirai tantissimo perché la tua anima vuole lasciare andare delle cose, però il tuo ego, la tua mente no, perché ha paura di lasciare andare, ha paura del nuovo, ha paura dell'ignoto. Dice, oddio, se adesso lascio andare questo lavoro, e che mi succede? Che questo e che quello? Oppure lascio andare questa persona che io so che per me è tossica e quindi rimango da sola. Oddio, la paura della solitudine. Buongiorno Franci, buongiorno. Io non vi vedo, se mi scrivete vi vedo e vi posso salutare, se no non vi riesco a vedere. E quindi lascia andare, non resistere, perché se resisti soffri. Adesso ho preparato per voi dei mazzettini. Dall'1 al 3, quindi adesso scegli un numero dall'1 al 3 e farò per te una breve lettura. Poi, ovviamente, se vuoi una lettura più approfondita, mi scrivi e facciamo la lettura per la luna piena. E già con questi, però, puoi ottenere dei consigli, ok? Su ciò, soprattutto su quale insegnamento puoi avere durante questa fase, quindi quale verità verrai, la carta numero uno rappresenterà la verità che verrà illuminata da questa luna piena, perché la luna piena è enorme, illumina. È una verità che adesso è nascosta, invece la luna la viene ad illuminare. La seconda carta rappresenterà invece qual è la cosa che devi lasciare andare, qual è quella cosa che devi perdonare per sbocciare, per dare un nuovo inizio alla tua vita. E la terza carta rappresenterà un'opportunità che sta per emergere nella tua vita. Quindi adesso scegli un mazzettino dall'1 al 3 e andiamo a vedere. Andiamo subito con il mazzetto number one che già ho preparato per voi e iniziamo con l'insegnamento durante questa luna piena. Allora, se hai scelto il mazzettino numero 1, l'insegnamento è la legge del karma. Quindi una verità che viene illuminata da questa luna è questa, cioè ci sono delle dinamiche, ora ovviamente te lo dico in maniera generale perché per fare una cosa più approfondita ci vorrebbe una seduta one-to-one, ma l'insegnamento è la legge del karma. Tutto ciò che stai vivendo adesso è frutto del karma, cioè praticamente magari se hai dei pensieri, se vedi che la tua vita non cambia perché le tue azioni sono sempre le stesse, i pensieri sono sempre gli stessi e tu dici vabbè, ma perché io non riesco a cambiare? Perché non mi sento realizzata? Perché non mi sento felice? Sappi che questi pensieri e queste azioni che tu porti avanti non sono i tuoi, cioè sono i tuoi, però sono i tuoi magari derivanti dalle vite passate o dalle vite, a me piace dire dalle dimensioni parallele. Quindi l'insegnamento è questo, cioè sappi che c'è qualcosa innanzitutto da andare a guarire nelle vite parallele o nelle vite passate e che però già
Già se la luna illumina questo aspetto, cioè già il fatto di capire che questi tuoi pensieri ridondanti, queste tue parole che ti fanno attrarre magari sempre lo stesso tipo di persone, sempre lo stesso tipo di situazioni che non portano nessun cambiamento, sono, cioè già il fatto di sapere che non è che ti appartengono a te, appartengono a una te del passato o a una te parallela, una te che vive in una dimensione parallela. Quindi cerca di distinguere e di dire ok, però non sono io, cioè queste parole, queste, non mi appartengono. Quindi già il fatto di sapere che non ti appartengono in questo momento presente, già cambieranno tantissimo, cioè questa cosa già cambia tantissimo, porterà dei cambiamenti nella tua vita, perché è come se li osservi dall'esterno, è come se li osservi con distacco, ok? Quindi osserva le tue azioni, osserva i tuoi pensieri che ti fanno sempre attirare certe dinamiche e di non sono i miei, adesso li lascio andare. E vediamo che cosa devi infatti lasciare andare dalla tua vita per poter veramente cambiare, no? Per portare un cambiamento. Allora, medianismo. Allora, hai la capacità naturale di entrare in contatto con i tuoi cari nell'aldilà. Allora, c'è quest'angelo, questa donna molto bella tra l'altro, che sta con una mano sul cuore, quindi quello che ti consigliano di fare gli angeli per lasciare andare e per ricominciare a rifiorire è quello di contattare delle persone care che in questo momento ti sono vicine, magari una nonna, un papà che non c'è più, una mamma che non c'è più, un parente caro che adesso non c'è più, perché loro ti aiuteranno a capire che cosa c'è da lasciare andare. Ok, ascolta le loro voci, entra in contatto con loro e vedi insomma che cosa ti consigliano di fare. Fallo in una maniera molto semplice, mettendo le mani sul cuore, chiedendo prima di entrare in contatto aiuto all'Arcangelo Michele per eliminare tutto ciò che non è energia di amore, in modo che tu puoi parlare soltanto con loro, ok? Può essere una cosa che può un po' spaventare, ma in realtà se ci pensi bene, noi comunque intorno a noi ci sono queste anime, no? E alcune di loro hanno dei messaggi per noi, quindi non dobbiamo averne paura. Loro sono noi, sono vicino a noi per assisterci e per guidarci. Poi, la terza carta invece rappresenta un'opportunità che sta per entrare nella tua vita e vediamo un po'. Wow, un matrimonio! Un matrimonio! Le fate si stringono a te celebrando le gioie del matrimonio. Un matrimonio! Allora, questo messaggio può essere preso sia alla lettera, quindi vuol dire che veramente diciamo, c'è un matrimonio in vista, oppure semplicemente che c'è un'unione, ok? Il matrimonio la vedo anche come unione tra, diciamo, tra te e il tuo sé superiore, tra te e la tua dea, tra te e il tuo Dio interiore, un'unità, un'integrità. Dove una situazione in cui nella tua vita non c'è più lotta tra le varie parti che ti rappresentano, tra le varie parti di te, ma c'è tutto un'integrità, un'accettazione di te stessa, un'accoglienza dei tuoi difetti, quelli che tu chiami difetti, un'accoglienza dei tuoi lati che tu pensi che siano negativi, invece non lo sono. Io il matrimonio, mi arriva questa informazione, lo vedo più come un'accoglienza, uno sposalizio. Tra te e tu, c'è cioè, uno sposalizio tra tutte quante le parti che ti compongono, tra tutti i tuoi lati, ok? Sia quelli che tu definisci positivi che ti piacciono, e sia quelli che definisci negativi che non ti piacciono, che ti stanno sulle scatole. Quindi questo ti porterà a stare più in pace con te stessa, a non giudicarti, a non sentirti sempre in colpa per quello che succede, a fregartene un poco del giudizio degli altri.
Quindi il matrimonio è tra te e te, è quello che succederà una volta che hai lasciato andare tutte queste energie negative. Poi vediamo, questo era il messaggio per il primo mazzetto, poi vediamo il secondo mazzetto invece. Allora, la lezione da imparare è canali di luce. Se hai scelto il mazzo numero 2 durante questa luna piena, che cosa vieni a imparare? Guardate che bella questa carta. Canali di luce significa che tu sei, diciamo, tu non hai mai considerato di essere un canale di luce, ok? Ti sei sempre pensato soltanto come un corpo, con tanti problemi, con tante difficoltà, con tante ansie, con tante preoccupazioni. Non hai mai pensato invece di essere un'anima. E oltre che un'anima, proprio un canale di luce. Infatti, guarda, ci sono questi omini che sono tutti in contatto con il cielo, ok? E canalizzano dei messaggi. Ci sono questi geroglifici che gli arrivano direttamente sul chakra della corona. Quindi tu in realtà una cosa che capirai profondamente, proprio nel tuo profondo a livello cellulare, è questa nuova consapevolezza che sei un canale di luce, che in qualsiasi momento puoi chiedere aiuto ai tuoi spiriti guida, non so come lo chiami, Dio, Padre, il Signore, Papà, i Maestri Ascesi. Ti puoi mettere in contatto e puoi trovare delle soluzioni a questi problemi che ti tediano, che ti assillano in questo momento. Quindi questa è una cosa potentissima, la consapevolezza di essere un canale di luce. E che cosa fanno i canali di luce nel mondo? I canali di luce sono delle persone che sono in contatto comunque con il divino, con il cielo, e portano dei messaggi non rompendo le palle agli altri, ma con l'esempio. Portano delle nuove, diciamo, prospettive, aiutano gli altri, semplicemente perché sono portatori di questi messaggi divini. Quindi attraverso il loro esempio, attraverso le loro azioni soprattutto, ispirano gli altri a connettersi anche loro con la loro parte divina. Quindi una cosa bellissima e importantissima. Poi, che cosa invece devi lasciare andare? Lo vediamo subito, devi lasciare andare a genitori. Allora, ti leggo che cosa dice questa carta. La verità divina è che i tuoi genitori ti amano da sempre, al meglio delle loro capacità. Gli angeli ti stanno aiutando a guarire dal dolore associato a tua madre o tuo padre. Quindi che cosa devi lasciare andare se hai scelto il mazzetto numero 2? Devi lasciare andare il giudizio verso tuo padre e verso tua madre. Loro, cioè tu te li sei scelti quando sei scesa come anima, tu ti sei scelta tuo padre e tua madre. Perché ti sei scelta loro? Perché dovevi imparare delle lezioni, degli insegnamenti, se no te ne stavi in cielo, tanto tranquilla e serena, e invece no, hai detto voglio scendere su questa terra perché devo capire delle cose della mia vita. E quindi devo imparare il perdono, devo imparare l'accoglienza, devo imparare la pazienza, qualsiasi sia la lezione che tu dentro di te tu sai qual è la lezione che vuoi imparare dal rapporto con i tuoi genitori, perché i genitori spesso ci fanno soffrire, le nostre ferite più grandi, anche le ferite diciamo, dell'energia femminile, dell'energia maschile, derivano sempre dai nostri genitori. Però una volta che noi li perdoniamo, perché prendiamo la consapevolezza che loro sono i nostri maestri in realtà, tutto quello che diciamo patiamo a causa loro, non mi piace dire così, però tutto quello che noi sperimentiamo nella nostra vita, grazie a loro, è un dono divino, perché altrimenti non evolveremmo, ok? Quindi devi lasciare andare l'astio verso i tuoi genitori e vederli come invece dei bambini, ok? Che magari anche loro stanno soffrendo, non hanno saputo come amarti, non avevano gli strumenti per dimostrarti affetto.
E quindi perdonali, ok? Questa cosa già ti svolterà alla grande. Poi invece, che cosa, quale, una volta che hai capito queste lezioni, che cosa, quale opportunità si manifesterà nella tua vita? Estate. Quello che chiedi si avvererà in estate. Questa carta mi fa morire perché non capisco mai che cosa vogliono dire con questa estate, ma forse ho capito. Cioè, significa che c'è questo periodo di estasi. Estate mi piace parlare di, mi piace, diciamo, definirla come un periodo di estasi, di gioia. Sta per avverarsi nella tua vita, sta per manifestarsi, se solo tu ti permetti di fare quelle cose che abbiamo detto prima, quindi il perdono dei genitori, la loro accettazione, accoglienza e il fatto di entrare in comunicazione, di sentirti un canale di luce che può ispirare gli altri. Quindi estate c'è sta questa fatina che sta in mezzo al bosco, che fa così con una polverina magica. Se tu fai queste cose, la tua vita, come se qualcuno avesse soffiato della polverina magica veramente nella tua vita, vedrai dei cambiamenti incredibili, perché ricordati che i cambiamenti non possono mai partire dall'esterno, ma partono sempre da dentro di te. E sei tu che metti degli occhiali diversi e che inizi a vedere le cose in maniera diversa. Non ti aspettare che qualcosa o qualcuno cambi dall'esterno diciamo, finalmente vedrò la svolta della mia vita quando mio padre o quando mia madre o chi che sia si comporterà in maniera diversa con me. No, scorda di questo, aspettati invece di vedere dei cambiamenti quando tu cambierai, quando tu cambierai la percezione, quando tu inizierai a perdonarti e a perdonare. È bellissimo questo messaggio. Vediamo invece il mazzetto numero 3 che cosa ci dice per questa luna nuova. Quindi qual è quella verità nascosta che adesso viene fuori? Gratitudine. Oh, bellissimo. Quindi l'insegnamento, quella cosa che diciamo fino ad adesso è rimasta un po' sottotono nella tua vita è stata la gratitudine. Adesso devi rimetterla in gioco. Magari sei una persona che è già grata di suo, però in questo periodo, magari perché anche a me a volte capita che mi dimentico di ringraziare, infatti si vede, cioè nel senso nella mia vita, quando mi dimentico di essere grata alla vita, tutto diventa oscuro, tutto diventa un peso, tutto diventa ansiogeno. Quindi quello che ti sta dicendo, c'è cioè il messaggio che vuole illuminare adesso dentro questa luna piena nella tua vita è questa. Ricordati della gratitudine, ricordati che al mattino una cosa bellissima che puoi fare è già ringraziare di essere vivo, ringraziare di avere un'altra giornata a disposizione, ringraziare che ogni minuto, secondo tu puoi ricominciare di nuovo a una vita diversa, che non devi aspettare l'anno nuovo o che non devi pensare al tuo passato, dici no, ma io nel passato ho fatto questo, quindi adesso la mia vita è finita. No, la gratitudine ti insegna proprio questo, ti insegna che ogni momento della tua vita è buono per ricominciare, quindi ringrazia per quello che vuoi tu, basta che lo senti profondamente nel cuore. Un insegnamento, una lezione che questa luna nuova viene a regalarti è la gratitudine, ok? Poi, quindi se hai scelto il mazzetto numero 3 è questo. Poi che cosa invece devi guarire, devi lasciare andare per ricominciare a vivere, per far sì che si aprano nella tua vita nuovi scenari? Legge dell'attrazione. Vi leggo il messaggio, guardate, c'è questa fata che sta dentro l'acqua praticamente. È una fata angelo che sta nell'acqua e dice: le relazioni interpersonali e le attività che un tempo ti piacevano ora appaiono diverse. Man mano che diventi più sensibile e più consapevole de delle energie esistenti. Quindi una cosa che devi lasciare andare è proprio
diciamo, delle abitudini, ok? Delle abitudini, delle relazioni. Qui parla soprattutto di relazioni. Di non spaventarti se una volta che lasci andare determinate cose, ne rimani senza, oppure vedrai che durante questo periodo in cui tu lasci andare, in cui c'è proprio questa fata nell'acqua, infatti una delle cose che diciamo che mi arriva è questo: fai dei bagni per aiutarti a pulirti, a ripulirti di queste energie vecchie, stagnanti che sono dentro di te. Puoi anche, per esempio, allora, o fare dei bagni proprio nella vasca con dei sali, con degli oli essenziali, proprio di questi bagni rilassanti, oppure se non hai, se, e nel frattempo che fai il bagno, ma lanciare all'universo l'intenzione di lasciare andare tutto ciò che deve essere lasciato andare, oppure mentre ti fai la doccia lo dici e metti magari degli oli essenziali all'angolo della vasca, così con l'acqua calda evaporano. Allora, quindi stavo dicendo che questa carta ti indica proprio che c'è qualcosa da lasciare andare attraverso l'acqua, perché lei, vedi, sta nell'acqua, e quindi mentre fai la doccia puoi pronunciare delle parole come: adesso io mi libero e mi ripulisco da tutto ciò che non mi serve più e lascio andare attraverso quest'acqua che mi purifica. Trova tu delle parole adatte che tu le senti nel tuo cuore e mentre appunto fai la doccia lasci andare. Mentre fai la doccia lasci andare tutto ciò che non ti serve, chiedendo proprio che sia l'anima ad indicarti quello che va lasciato andare, non la mente. Infatti è buono che questa cosa la fai mentre sei rilassata, mentre fai appunto questo bagno dove le onde passano da alfa a teta o addirittura a delta, anche se è più difficile arrivarci. Poi, che cosa invece, quale opportunità, che cosa diciamo avverrà nella tua vita una volta che hai capito queste cose, quindi hai imparato, o comunque ripristinato la gratitudine nella tua vita, e allo stesso tempo hai lasciato andare con l'acqua quello che non ti serviva più? Viaggio, oh, bellissimo! Un viaggio imminente cambierà la tua vita in meglio. E c'è questa fata bellissima, non so se la vedi, con quest'alce, tutto illuminato. Un viaggio che non vuol dire per forza un viaggio fisico, ma anche un viaggio interiore, un qualcosa di bello che cambierà la tua vita in meglio. Quindi anche un viaggio alla riscoperta della nuova te, cioè verrà fuori una nuova te che è più sicura. Il cervo proprio mi dà questo senso, vedi questa donna su questo cervo, cioè mi dà un senso di sicurezza, di fiducia, di coraggio. Mi immagino questo cervo che cavalca nel bosco, che non ha paura di intraprendere delle azioni coraggiose, che va proprio alla scoperta di se stessa, in un viaggio alla scoperta di te stessa. E vedi che si illuminano, ci sono queste lucine che si illuminano, quindi ci sarà nuova luce, ci saranno nuovi incontri, nuove avventure, delle cose belle che magari tu scoprirai dentro te stessa che nemmeno sapevi di avere. Quindi questo è quello che succederà con la magia della gratitudine e con la magia di lasciare andare tramite l'acqua. Io spero che questi messaggi per la luna nuova in Ariete ti siano piaciuti. Se ti è piaciuto questo video, lasciaci un like, iscriviti al canale. Poi, se desideri fare una lettura personalizzata, puoi scrivermi su Facebook, sulla pagina Facebook, sulla pagina Instagram, sulla mail e quindi faremo questa lettura insieme, ok? Più approfondita e più personalizzata. Nel frattempo ti do un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ah, ho anche un gruppo, scordo sempre di dirlo, che si chiama Riscopri la tua femminilità con Geo. Ti lascio il link per iscriverti qua sotto e ci vediamo al prossimo video.